It looks Jolly, il prestito che sa fare tutto. Una splendida Dinamo domina Izmir e conquista il Game 1 dei quarterfinals di FIBA Eurocup. La squadra di Pozzecco si impone 87-68 al termine di un match perfetto, con Kulej assoluto protagonista, autore di 26 punti con 12 su 19 dal campo e 12 rimbalzi. In avvio Bauerman decide di partire con il quintetto basso con Karaman da numero 4, mentre il Poz dà fiducia al rigenerato Polonara, che con Kulej è autore del primo allungo Dinamo sul 12-6. Walker ed Harry sono evanescenti, ma è l'impatto di Gouven a cendere il pubblico. Il Pinar trova canestri solo in transizione, il banco non si scompone e continua ad attaccare il post basso con lucidità. Il primo break la Dinamo lo confeziona ad inizio secondo quarto. Spissu entra subito in partita con grande personalità e due bombe, magro e prezioso con Carter in difesa, tutti sono sul pezzo e coinvolti. Banco avanti 26-16. Dopo che Hassan Marey prova a riavvicinare il Pinar, la Dinamo risponde con Kulej il post basso di Thomas. All'intervallo è 29-36 per i ragazzi di Pozzecco, che hanno in mano il match. Il break decisivo arriva nel terzo quarto, quando Kulej e Polonara prendono per mano una Dinamo da 30 punti in attacco. Spissu e McGee sono assolutamente letali, Harry e Walker infilano una serie di triple, ma è un fuoco di paglia. Marey soffre da morire, Bauerman è inerme per il 52-66 del trentesimo, poi allungato a 52-71 per un parziale decisivo di 18-5. Le scelte tattiche sono quelle che abbiamo visto, con Bauerman che va con i quattro piccoli, prova anche la zona, ma la Dinamo non si scompone mai. Bravissimo il Poz a proteggere Kulej con gli aiuti sul pick and roll e ad insistere sempre con il post basso, che paga grossi dividendi. La difesa fa tutta la differenza del mondo, McGee è un artista, ma tutti sono sul pezzo, vedi Magro e Carter. Oggi la Dinamo dimostra di essere una squadra vera. Kulej finisce con 26 punti e 12 rimbalzi, Polonara con 15 punti e 6 su 12 dal campo, in doppia cifra anche Spissu e McGee. Il computo assist e palle perse è clamoroso per la Dinamo, che chiude con 22-6. Duello a rimbalzo in favore del banco, che ha nettamente più energia degli avversari e ricaccia indietro il Pinar più volte, che non riesce a far rientrare in partita anche lo splendido pubblico turco. Harry 19 punti e Marey 18 punti per i padroni di casa, che però sparacchiano da 3 punti con 6 su 22 e non danno mai l'idea di poter girare l'inerzia del match. Marey esce per 5 falli a 4 minuti e 50 dalla fine, è quello il segnale della resa. L'MVP è assolutamente Jack Kulej, coinvolto sin dalla prima azione e protetto in difesa dai compagni. La sua energia, la sua potenza stroncano Marey. Polonara al secondo posto per impatto, lucidità e capacità di essere determinante. Sul podio anche Spissu e McGee, autori di una partita eccellente. Ma oggi il vero vincitore è coach Gianmarco Pozzecco. Tutte scelte vincenti, squadra che difende, tutti i protagonisti. In questo il feeling con la società fa tutta la differenza del mondo. Tranquillo, posato, mai una scena fuori posto. Tutto un altro Poz, tutta un'altra Dinamo.
Buonasera e ben ritrovati su Dinamo TV. Ieri era la giornata mondiale della felicità ed è stata anche la giornata della felicità per la Dinamo, perché ha giocato una grandissima partita, forse la migliore della stagione per compattezza, per solidità, per unità di gruppo, e ha battuto nettamente il Pinar Karsiaka a casa sua nella Karsiaka Arena, la bolgia appunto di Izmir, per 87-68, una partita dominata dagli uomini di Pozziacco, che hanno avuto subito un buonissimo impatto, hanno difeso, e poi quando il Pinar ha cercato di rientrare nel terzo quarto con una serie di triple, hanno avuto la forza di ricacciarli indietro e di fare un altro break importante. Sicuramente davvero una Dinamo che fa ben sperare, una Dinamo che mette un piede nella semifinale appunto di FIBA Euro Cup. Staremo a vedere il ritorno il 27 alle 20:30 mercoledì alla Palace Radimini, cosa si inventerà coach Dirk Bauermann per provare a rimontare il meno 19, ma Dinamo che è davvero ad un passo ad affrontare praticamente l'Apoel Holon, perché come andiamo a vedere dai risultati di ieri della giornata, l'Apoel Holon ha dominato nettamente in casa con gli ungheresi dell'Alba Fenerbahce, che nonostante un grandissimo Peter Laurent, autore di 22 punti e 9 rimbalzi, l'ex giocatore lungo ungherese di Roma, ha dominato, ha vinto, altro campo caldissimo con un pubblico caldissimo, dove noi avevamo giocato anche lì in Champions vincendo allora la partita con una bellissima prestazione. Però c'è il nostro ex Sean Jones, autore di 22 punti in 24 minuti con 9 su 11 dal campo, c'è Guy Pini, c'è Cory Walden, è una squadra sicuramente molto interessante e pericolosa, ma staremo a vedere come finiranno ovviamente le gare 2. Holon però davvero ha un passo praticamente al 99% qualificato per le semifinali. Bellissima impresa anche del Bakken, che non si sa se servirà per la qualificazione, perché poi dovrà andare a giocare il return match a Würzburg, però danesi bravissimi a battere il Würzburg, che è una delle favorite per la vittoria finale. Bakken sempre più sorprendente, che vince 76-75 in rimonta contro appunto la formazione tedesca. E poi bella impresa anche di Varese, che va a vincere 73-70 sul campo di Ostenda, rimanendo quasi sempre avanti con 22 punti di Abramovic e un Arci sempre più dentro la squadra. Quindi complimenti anche alla formazione di coach Kaya, che mette anche lei un piede nella semifinale, dovrà difendere il più 3 a Masnago, ma Masnago sicuramente si farà sentire. Ne abbiamo parlato con il GM Federico Pasquini, che durante il viaggio, lunghissimo viaggio di ritorno, che accompagnerà appunto la Dinamo nel ritorno a Sassari per poi affrontare domenica la delicatissima sfida con Trento. Abbiamo sentito appunto Federico Pasquini che ci ha parlato di questa partita. Siamo molto soddisfatti della partita di ieri sera, perché è stata una partita dove la nostra squadra è stata estremamente consistente su 40 minuti, non si è mai perso il controllo, e anche quando loro si sono avvicinati il pubblico si è scaldato in maniera definitiva. Abbiamo avuto la capacità di andare a cercare quelli che hanno i punti deboli loro e di andarli a punire in ogni momento, sia dentro che fuori area, nella maniera migliore possibile, per cui siamo molto contenti di quello che si è visto. Poz sta facendo un grande lavoro a livello difensivo, abbiamo dato una grande risposta rispetto alle ultime prestazioni. Loro sono una squadra comunque da
assolutamente non sottovalutare, quindi mercoledì dobbiamo essere subito pronti a avere l'approccio giusto alla partita, non possiamo pensare di fare una partita presuntuosa perché rischiamo di farci del male. Loro sì, partono con Karamaz dal numero 4 per cercare di aprire un pochino il campo, ma non è una situazione tattica, è una situazione di convinzione di mezzi e di capacità di essere presenti su ogni possesso, su ogni piccolo dettaglio. Ieri Sassari ne aveva di più di Karsiak. Domenica è una partita molto importante contro Trento, lo sappiamo, perché non abbiamo più possibilità di perdere terreno in campionato se vogliamo andare a prendere i playoff, per cui a prescindere da quello che è l'avversario, a prescindere da quella che è la forma dell'avversario che arriva, vogliamo giocare come abbiamo giocato ieri sera. Abbiamo provato a vedere quelle che sono state le scelte del Poz di ieri, che hanno fatto ovviamente le fortune della Dinamo. Innanzitutto Achille Pollonara in quintetto, ne aveva parlato prima della partita, aveva sperato che la partita di domenica gli avesse dato serenità. Ci sono stati dei bellissimi momenti anche di atteggiamento positivo da parte di Pollonara, che ieri è partito in quintetto, ha giocato e si è subito messo dentro la partita. Quando lui va a rimbalzo offensivo, quando lui si prende responsabilità, diventa un fattore importante, quindi i suoi 15 punti con 6 su 12 dal campo valgono molto di più di quello che possono dire le cifre. Culei coinvolto e protetto, questa è stata la chiave di ieri. Culei aveva un avversario davvero difficilissimo da contro, che era Sam Marey, l'egiziano, una delle rivelazioni in Europa e uno degli emergenti sicuramente che molte big europee stanno guardando. Culei subito dall'inizio coinvolto, ha messo il suo fisico, la sua potenza contro Sam Marey, che si è nervosito, che più volte l'ha sofferto, e poi a 5 minuti dalla fine ha commesso anche il quinto fallo, è uscito completamente dalla partita. Ma al di là dei punti, Culei ieri è veramente stato d'impatto, di energia, di forza, e soprattutto è stato protetto in difesa, perché ogni volta che c'era un pick and roll, soprattutto in quelli centrali, c'era sempre un aiuto dal lato forte, un passo di un giocatore, di Megui, degli esterni, di Pierre, che potessero aiutare Culei sul pick and roll difensivo. Questo è un fattore molto importante. Sui pick and roll laterali, tutti dentro dal lato debole a protezione dell'area, e il 6 su 22 dal Pinar da 3 punti ha aiutato sicuramente la Dinamo in questa scelta, che si è rivelata vincente. Spissu responsabilizzato. Anche qui il coach, come con Pollonara, parole importanti in conferenza stampa, rapporto, molto dialogo con Spissu, grandi responsabilità date al mancino sassarese, che ha risposto presente per la prima volta ieri. Grandissima personalità fuori casa in una partita di coppa così importante, in un campo così importante. Marco è entrato 2 su 2 da 3, poi ha messo un'altra bomba importante anche nel secondo tempo. È stato sicuramente un Marco a testa alta, con la faccia, con responsabilità. Tutti coinvolti, perché anche quando sono entrati Justin Carter, l'ex che aveva fatto le fortune del Pinar anche quando aveva partecipato in Eurolega, è entrato senza pestare i piedi, tra virgolette, ai compagni, è entrato col suo fisico, è entrato per difendere, ha dato i suoi minuti di qualità come Daniele Magro. E poi c'è stata la difesa di squadra, perché 68 punti concessi dalla Dinamo, che ne prendeva 97 di media nelle ultime 5 perse in campionato, che ha sofferto tantissimo in precedenza, mai come ieri ha dato l'idea di essere una squadra solida. E ripetiamo, questa volta la partita di coppa non può essere presa come una partita di coppa. Sì, però giocavamo contro magari una squadra non fortissima, perché il Pinar ha battuto il Banvit in campionato, una squadra che sta facendo bene nel campionato turco, che dopo la Sebe spagnola, o con la Sebe spagnola, è il miglior campionato che c'è in Europa, e quindi il valore di questa prestazione aumenta molto di livello. Abbiamo titolato I'm Back perché Achille Pollonara è tornato a giocare, ad essere fondamentale per la Dinamo. L'aveva detto coach Pozzecco anche in conferenza stampa, ha parlato con la società, si era serenato, non è stato un momento facile per lui, lo abbiamo sentito dopo essere stato anche lui protagonista nella partita di ieri.
Siamo con Achille Polonara, uno dei grandi protagonisti della vittoria di ieri a Izmir. Achille, quanto è importante questa vittoria? L'abbiamo chiesto anche al coach, sia in ottica coppa sia dal punto di vista del morale della squadra. Ah, molto importante sicuramente, perché vince 19 fuori casa contro una squadra di buon livello come il Pinar, sicuramente è un'ottima cosa. E tra una settimana giocheremo in casa e vogliamo cercare di iniziare subito forte la partita, perché comunque sappiamo che loro vorranno iniziare subito aggressivi per impostare il loro ritmo dall'inizio. Beh, spicca comunque anche dal punto di vista individuale il tuo terzo quarto, che un po' spaccato definitivamente la gara. Qual è stata secondo te la chiave sia della tua prestazione sia della buona partita da parte di tutti? Ho cercato di mettere intensità ed energia dall'inizio, e magari nel primo tempo non ho fatto tanto canestro, poi nel terzo quarto ho iniziato bene, ho fatto subito due canestri e dopo di conseguenza sono entrato in fiducia e ho portato il mio apporto anche in attacco. Domenica, subito si inizia col campionato, sfida importantissima in vista dei playoff contro Trento. Quanto sarà importante resettare ed essere pronti domenica contro una squadra storicamente molto aggressiva? Sì, come hai detto tu, sono una squadra molto aggressiva e sarà importante sicuramente l'inizio per noi, perché davanti al nostro pubblico e anche con la vittoria di Pistoia abbiamo preso più fiducia e più consapevolezza nei propri mezzi. Quindi ci serve assolutamente una vittoria in casa, perché abbiamo perso le ultime tre gare in casa, quindi siamo sicuri che il nostro pubblico ci darà una grande mano e speriamo che di portare a casa due punti. Quali sono stati i mali del Pinar? E poi sentiremo ovviamente anche l'opinione a freddo di Gianmarco Pozzecco su tutto un po' quello che riguarda la partita e le prossime della Dinamo, ma ci soffermiamo anche sul Dirk nei guai. Dirk Bauermann, ex CT della nazionale tedesca, che è arrivato in corsa al Pinar per prendere appunto la panchina, ieri ha avuto dei problemi contro la Dinamo, ha provato delle soluzioni, però è stato sempre tra virgolette inerme di fronte la prestazione della Dinamo. Innanzitutto è partito con il quintetto piccolo, con Ilko Karaman da 4, ci aspettavamo Karaman su Pierre, invece Karaman è andato da 4 tattico con 3 piccoli, con Batuk in quintetto insieme a Walker e Zach Henry, però Batuk molto male dal campo come aveva fatto con le Bambit, e soprattutto nel primo tempo Walker e Henry tenuti benissimo dalla Dinamo, che in generale ha concesso solo 29 punti al Pinar nel primo tempo. Gouven troppo poco. Perché Gouven troppo poco? Perché secondo noi quando è entrato Gouven ha avuto molto impatto, ha dato fastidio a Thomas quando Kule era in panchina a rifiatare, era sicuramente un corpo, un atleta che poteva essere messo di fronte a Kule. Invece ieri Marei ha sofferto moltissimo, nonostante poi alla fine 18 punti realizzati in attacco, ha sofferto molto più del previsto il nostro Jack Kule. Bravo anche il Poz, perché quando è entrato Gouven ha messo magro proprio per arginare, proprio per mettere in difficoltà difensivamente questo giocatore. La zona, ha provato anche la zona Dirk Bauermann, subito battuta da una bomba di Spissu, però non ha più la riproposta pochissimo, non ha creduto in questo tipo di difesa e la uomo purtroppo ieri per il Pinar, che ha subito 87 punti in casa, non ha assolutamente pagato dividendi sperati. Ovviamente la Dinamo ha protetto l'area, ha protetto Jack Cooley sul perimetro, sul pick and roll, nonostante un terzo quarto da 5 su 8 da 3, praticamente abbiamo visto come 1 su 14, 1 su 11 all'intervallo per il Pinar è stata sicuramente una statistica deficitaria per la squadra di Bauermann. E forse il più grande errore che ci permettiamo di far notare nella partita di ieri è stata quella di non cercare comunque di limitare Cooley, di magari di andarlo a raddoppiare, o di mettergli più minuti Gouven addosso, o cercare comunque di far sì che potesse andare in difficoltà. Invece ieri Kule ha veramente stradominato l'incontro, molto, ripeto, molto di più di quello che dicono le cifre. Ma adesso dovremo avere l'intervista con coach Pozzecco, anche lui di ritorno dalla trasferta di Zmir, davvero lontanissima. Lo sentiamo in queste parole. Coach Gianmarco Pozzecco, giorno dopo la vittoria negli quarti di finale di FIBA Euro Cup contro il Karsijaka, ieri hai parlato di confortanti segnali di crescita della squadra. Cosa ti è piaciuto della tua formazione?
tante cose, però secondo me quella più decisiva è stata l'enorme concentrazione per tutti i 40 minuti e quindi chiaramente la costanza, ecco, di questo altissimo livello di concentrazione sia in attacco che in difesa, che ci ha concesso di non concedere, perdonatemi il gioco di parole, dei break alla squadra avversaria, che chiaramente temavamo, soprattutto considerato il fatto che giocavamo in un campo caldo che si poteva accendere e poi diventare per certi versi il sesto uomo in campo, cosa che non abbiamo concesso, appunto, come dicevo, a loro. Solitamente in situazioni del genere magari la squadra che gioca in casa cerca di trovare degli spunti in contropiede, qualche bomba di fila per poi appunto mettere in partita anche il pubblico, e poi diventa tutto più complicato, anche soprattutto per l'arbitraggio, che tra l'altro, ribadisco, è stato un arbitraggio di altissimo livello. Però non so se sono cambiato io, ma ultimamente abbiamo assistito a arbitraggi sia in Europa che in Italia, arbitraggi di altissimo livello. Quanto è importante questa vittoria in vista in senso qualificazione, ma anche in senso morale dopo l'importante successo di Pistoia? Secondo me, dal punto di vista morale, è stata molto importante la partita di Pistoia. Secondo me la partita di ieri è un po' figlia di questo aumentato entusiasmo che ci ha regalato appunto la vittoria fuori casa a Pistoia. La partita di ieri, secondo me, invece dà degli confortanti spunti tecnico-tattici, nel senso che abbiamo giocato una pallacanestro di alto livello, siamo riusciti a, secondo me, in modo straordinario, ad avere 11 protagonisti, e questo è un po' l'unico lato negativo che sto vivendo in questo momento, è che Jack De Vecchi non sono riuscito ancora ad inserire nelle rotazioni, però conto di farlo. Ma è un giocatore, secondo me, che ci può dare molto, lo sta facendo come capitano, ci sta dando molto come capitano, però lo voglio vedere protagonista anche in campo, ecco. Beh, adesso non c'è tempo per fermarsi, come si dice sempre, perché domenica arriva a Trento, prima ancora poi della gara di ritorno col Carsigliaca, altra sfida molto importante per Sassari. Ma sai, questo è un po' il bello quando perdi e il brutto quando vinci, nel senso che quando vinci poi vorresti godertela un po' più a lungo, quando perdi magari vorresti scendere in campo addirittura il giorno dopo, però insomma fa parte del fatto di fare appunto di competere in due, riperdonatemi il gioco di parole, in competizioni distinte, e quindi dobbiamo essere pronti e preparati a resettare e a rigiocarci poi tutto dallo 0-0. Trento è una squadra, secondo me, estremamente quadrata, estremamente pericolosa. Dire che siamo un po' sfigati per quanto riguarda il calendario, secondo me, è una verità assoluta, perché abbiamo incontrato Cremona dopo che avevano vinto la Coppa Italia. Abbiamo incontrato Venezia, che è vero che aveva appena perso di 23, ma poi ha fatto un filotto di 3 vittorie consecutive, vincendo anche a Milano. Trento, secondo me, è la squadra più in forma del campionato, e poi abbiamo la Virtus di Sasha Georgievic, che secondo me, assolutamente non per colpa di Pino, ma chiaramente il cambio allenatore ogni tanto dà quel vantaggio psicologico che la Virtus stanno sfruttando in pieno, ecco. Però ripeto, sono contento di come stiamo giocando, non sono preoccupato del futuro, se non che, cioè, l'unica preoccupazione vera che io ho è che i ragazzi continuino a giocare così, che si divertino, che stiano bene insieme. In campo, secondo me, siamo riusciti un po' a trovare la quadra, e niente, continuare su questa falsa riga, e poi, secondo me, i risultati vengono più o meno di conseguenza. E questo lo ribadisco con la consapevolezza, però, che in questo campionato e a questo punto in Coppa si può comunque
perdere con chiunque anche in casa, poi è anche vero che si può vincere con chiunque anche fuori, però insomma diciamo che dovremmo essere bravi eventualmente anche di fronte a un'eventuale sconfitta in futuro ad accettarla come abbiamo accettato la sconfitta di Venezia, andando avanti cercando di migliorare come abbiamo fatto. Siamo davvero in chiusura della nostra trasmissione, chiudiamo con la migliore della stagione che è stata la Dinamo di ieri contro il Pinar e speriamo di rivedere la migliore della stagione domenica con Trento perché è una partita fondamentale per poter riagganciare la zona playoff. È davvero tutto per quanto riguarda il nostro report, noi ovviamente ci vediamo domani con il nostro preview, l'inizio del preview che porta alla partita di Trento. Rimanete con noi, Dinamo TV, arrivederci e buona serata. Name is Deshaun Pierre from Whitby, Ontario, Canada. I'm a small forward and I play for Banco di Sardegna Sassari. The three things I would suggest to people visiting Canada would be the CN Tower, Niagara Falls, and also to visit Ottawa, the Parliament buildings. The typical food of our country, I don't know if we have a typical food, but I know maple syrup is very popular in Canada. Also, I guess it's something called beaver tails. It's really good. It's more of a dessert, but it's really, really good. Famous dancer, singer, whatever it is, it's probably Drake. And I guess my favorite Drake song right now is Can't Take a Joke. Or Marvin's Room, if I'm feeling a little bit down, but that's about it. I'm not sure, from where I'm from in Canada, in Toronto, Italy, like there's a lot of, it's very diverse, so you know, you get a lot of people around here and you know, everyone's really friendly, and I think in Italy and Sardinia, everyone's really friendly, so there's not a lot of differences, but there's a lot of similarities. I think basketball's on the uprise, it's been for the past couple of years, and you know, we've had two number one draft picks in a row. So it was, basketball is really, really popular, especially with the Raptors, and they're doing great things right now, 6-0 to start off the year. So happy about that. Top five of, I haven't thought about it, but like going off my head, you know, for my country, you got Corey Joseph, you got Tristan Thompson, you got Jamal Murray, you got Andrew Wiggins, you got Dylan Brooks. You have a lot of good players that could make a starting five coming up. I know a couple of things from Italy. You know, I really believe the food is really good here. On this island, the wine is amazing, probably one of the best wine places in the world. I found out a couple of days ago that the life expectancy in Sardinia is like one of the top life expectancies in the world. I think it's second in the world right now, which is pretty cool. So. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org.